Il Pescara ha ritrovato la vittoria dopo 3 giornate di astinenza, ma è fuori dal rettangolo di gioco che vi è qualche grattacapo. Si attendono sviluppi dalla vicenda plusvalenze dopo la comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura federale nei confronti degli 11 club coinvolti da questo primo filone, tra cui la Delfino Pescara. La società biancazzurra ha avuto accesso alle carte, scoprendo, al contrario di quanto era emerso dopo le prime indiscrezioni raccolte tra lunedì e martedì scorsi, che è contestato non solo il punto 1, come per altre 8 società, ma anche il punto 2 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, al pari di Parma e Pisa. Se il punto 1, relativo a violazioni economiche e amministrative, comporta, in caso di colpevolezza, un'ammenda con diffida, il punto 2 può avere conseguenze più pesanti, ovvero quando, attraverso una violazione di carattere economico-amministrativo, una società ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti. Le sanzioni in tal caso vanno dalla penalizzazione all'esclusione dal campionato. Il presidente Daniele Sebastiani si definisce tranquillo sulla vicenda, ma sta vagliando il da farsi con il supporto del legale Flavia Tortorella. In questa fase il club ha 15 giorni di tempo dall'avviso di conclusione delle indagini per depositare una memoria difensiva o per chiedere di essere ascoltati dalla Procura federale. In seguito sempre la Procura deciderà se archiviare o se procedere con il deferimento davanti al Tribunale federale nazionale. Tornando al campo, il tecnico Gaetano Auteri ha la necessità di fare recuperare ai suoi il massimo delle energie, perché la chiusura del Tour de Force sarà molto impegnativa lunedì con il posticipo in casa di un Modena, ora capolista solitaria dopo la perdita dell'imbattibilità della Reggiana a Gubbio. Saranno da verificare le condizioni di Diambo, indisponibile per Pesaro, Pontisso e Veroli, che sono usciti malconci dalla gara del Benelli. Mancheranno ancora Memusciai, Delle Monache e Chiarella. Torneranno dal primo minuto Drudi e Ferrari. Ballottaggio Rauti-Dursi per un posto in attacco. Sul fronte Modena mancheranno Marotta e Bonfanti, difficile il recupero di Silvestri, dunque al centro della difesa ancora la coppia per Greffi-Piacentini, mentre l'ex Matteo Ciofani tornerà titolare a spese di Oukaddà. In mediana ci sarà Scarsella al posto di Magnino, definito anche il direttore di gara Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, che non ha precedenti col Delfino, ne ha 2 col Modena e altrettante vittorie casalinghe per 3-1 lo scorso campionato contro Vispe, Pesaro e Arezzo.